La Samp conquista 3 punti all'ultimo respiro grazie ad un'inzuccata di Sbardella e continua la rincorsa al campo basso, avanti ancora di 2 punti. A Riccione va in scena una partita dura per i rossoblù che hanno incontrato un avversario davvero tosto, che arrivava da 6 risultati utili consecutivi. Lauro si affida ancora una volta a Martinello al centro dell'attacco, ripropone dal primo minuto Battista, visto anche l'infortunio di Fabbrini, insieme a recuperato Senigallesi, a completare la linea d'attacco. In panchina si rivede Bontà, mentre solo tribuna per Barberini e Cardoni. Mister Riolfo si affida alla coppia Maio Samba per creare grattacapi alla difesa rossoblù. La gara è subito molto frizzante, già al primo minuto sono i biancocelesti ad avere subito un'occasione, proprio con Maio che semina il panico nel cuore della difesa rossoblù, la quale libera con qualche affanno. Trascorrono 60 secondi ed è Touré a disegnare un cross perfetto dalla destra, ma Martinello impatta male e la spedisce alta, da buona posizione. Capovolgimento di fronte e Samp si inquina dalla destra e calcia. Bravo Coco a respingere di piede, poi la difesa libera. Al quinto, punizione di Arrigoni e testa di Pezzola, che chiama gli straordinari rossi, bravissimi a respingere. All'ottavo la gara si sblocca. Rilancio di Coco dalla propria area. Chiesa manca l'intervento spalancando un'autostrada a Martinello che supera Rossi con un perfetto pallonetto. Terzo gol consecutivo e corsa ormai abituale sotto la curva rossoblù. La Samp non demorde, al 14° ancora Pezzola ad avere sulla testa il pallone buono, ma lo spreca. Si arriva al 27° quando Riccione previene al pareggio. Punizione calciata da Tonelli e Samp nel cuore dell'area di rigore si gira infilando la palla sotto la traversa, imparabile per Coco. L'ultima emozione la regala ancora la Samp al 42° quando Martinello allarga per Scimia che calcia ma Rossi si allunga e respinge, poi Senigallesi non riesce a ribaldire in gol. La ripresa si apre con nuovo vantaggio rossoblù. Corre il quinto quando Scimia vede il movimento di Senigallesi e lo serve alla perfezione. Il biondo attaccante stoppa e calcia beffando Rossi. Il Riccione non accusa il colpo e al 23° avvicina al pari con Caponi che da buona posizione spreca tutto. Lauro decide di passare la difesa a 5 facendo entrare Sbardella al posto di Senigallesi, ma la pressione dei padroni di casa diventa sempre più grande. Al 29° Diodato serve Samp che di testa non inquadra la porta. La generosità dei padroni di casa viene premiata al 36° grazie a Caponi che con una finta si libera di 3 avversari e calcia all'angolino trafiggendo Coco. Lauro si gioca le carte Pietro Paolo e Leonardo, ma è Riccione ad avere la palla dei 3 punti con una punizione calciata da Ferrara che Coco devia in angolo. Al 5° minuto di recupero arriva il gol decisivo. Caparbia discesa sulla fascia di Pietro Paolo che crossa sul secondo palo col destro, non il suo piede, trovando la testa di Sbardella che da 0 metri mette dentro facendo esplodere tutto il settore assiepato dai tifosi rossoblù. Per la Samp 3 punti importantissimi che permettono di rimanere incollata al campo basso, mentre per il Riccione una cocente delusione arrivata proprio all'ultimo secondo. Finalmente i minuti finali dai, ci hanno portato una vittoria che secondo me era meritata, anche se abbiamo fatto, era una partita molto difficile, affrontavamo un avversario molto forte. E quindi siamo molto contenti di questa grandissima vittoria perché ci voleva, era fondamentale per noi oggi. Avete trovato, mister, la forza giusta a livello mentale, quella che forse è mancata nell'ultima giornata, visto comunque il gol, la voglia di reagire, di vincere questa partita? Sì, quello sicuramente, sul finale sicuramente i ragazzi hanno dato l'anima per poter vincerla e alla fine già c'era stato un cross prima dove potevamo magari far gol e poi dopo sull'ultimo cross all'ultimo minuto, veramente una vittoria di tutto cuore e dopo secondo me un ottimo primo tempo dove potevamo andare in vantaggio e chiudere magari meglio il primo tempo. Rimasto in gara ho dei dubbi sulla formazione, cioè, ha fatto la gara, cioè nel senso ha fatto la gara, noi dopo 3 minuti abbiamo messo 2-0, abbiamo avuto 2 occasioni clamorose da finalizzare. Poi siamo stati bravi nell'errore grossolano che abbiamo fatto sul primo gol a stare dentro la partita e bravi a rimettere in piedi una partita difficile con una squadra importante, e trovare il 2-2 e poi a volte tra fortuna e sfortuna, anche se la partita è durata 1 minuto in più e non so perché la partita era 4 minuti di recupero e la partita era finita. Se poi a volte bisogna far vedere che facciamo, allunghiamo e tutto, a San Benedetto la partita finiva al 94°.